Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui di nuovo in diretta. Un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 5 aprile. Buon fine settimana a tutti quanti. Ultimo appuntamento della settimana, ma non disperate, come sempre torniamo poi lunedì. Vi ricordiamo anche che sabato invece saremo in diretta dalle 2:30 dalla piscina Cozzi per la partita in casa della Cagli NC Milano, la nostra squadra femminile di pallanuoto in Serie A1. La seguiamo ancora per le ultime giornate di campionato, siamo quasi agli sgoccioli. Oggi qui in studio con noi un vicino di casa, in realtà, perché rimaniamo comunque in zona San Siro, quindi siamo ben contenti di dare il benvenuto a Giovanni Pianetta. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Fabio. Vicepresidente di Alfabeti Onlus. Benvenuto, grazie mille di essere qui con noi. Prego, un buongiorno a tutti. Dicevamo appunto Alfabeti Onlus, e ti chiedo subito allora appunto di raccontarci, di dirci che cos'è Alfabeti Onlus. Allora, Alfabeti è una scuola popolare per l'insegnamento della lingua italiana agli immigrati. È il compito specifico che ci siamo dati già da parecchi anni, perché siamo nati nel 1995 grazie all'interessamento di alcune persone che lavoravano nel sociale nel quartiere di San Siro a Milano, e si sono accorti di queste prime ondate di immigrazione soprattutto dall'Egitto, dove arrivavano questi uomini soli, senza famiglia, che non sapevano parlare e magari trovavano subito lavoro. A quel tempo era più facile nei cantieri, eccetera, e quindi hanno cominciato a dare lezioni di italiano, hanno volantinato nei mercati e pian pianino la scuola, come dire, ha preso una forma. Poi 4 anni dopo, nel 99, siamo diventati una Onlus. Siamo totalmente su un impegno di volontariato, nessuno è stipendiato, non riceviamo praticamente finanziamenti né da enti pubblici, per carità, ma neanche da privati, già sentito, però sì. Voglio dire, devo riconoscere che la Chiesa Valdese ci ha finanziato un progetto di insegnamento dell'italiano proprio in internet. Abbiamo fatto dei corsi in internet proprio finanziati dalla Tavola Valdese. Perché è così importante insegnare italiano a queste persone? Ma perché, Fabio, scusami, è il primo step, il primo passo per potersi integrare in una società. Se tu non hai in mano la lingua, sei tagliato fuori. E infatti ce ne siamo accorti perché, ad esempio, poi negli anni a seguire sono cominciati ricongiungimenti familiari. Quindi arrivavano le mogli, arrivavano magari i bambini piccoli cominciavano ad andare a scuola e le mamme non riuscivano a comunicare con le maestre, non sapevano cosa dire, cosa fare. E a questo punto abbiamo deciso di aprire una scuola donne, riservata solo alle donne al mattino, dove possono venire le mamme con i bambini, perché ci sono delle volontarie che tengono anche i bambini in età prescolare, quindi molto piccoli, e le mamme al mattino sono più libere, perché magari dopo aver fatto la spesa o prima di fare la spesa vengono, fanno 2 ore di lezione di italiano. Poi è chiaro, per loro i corsi serali sono molto più difficili, perché avendo una famiglia da gestire, dei bambini piccoli, eccetera, uscire la sera per loro è più difficile. Perché appunto, diciamo, è importante, perché appunto è il primo step, il primo passo per l'integrazione. Perché se non ci fosse Alfabeti Onlus, come farebbero queste persone? Non lo so, ci sono dei centri professionali, i CEP gestiti dallo Stato, prima erano provinciali, però sono pochi sul territorio, sono estremamente sparsi. Quindi noi invece siamo molto radicati nel quartiere di San Siro, non ci siamo mai mossi da lì in tutti questi anni. E quindi non saprei come. Chiaramente non hanno la disponibilità per fare lezioni di italiano private, imparano un italiano di strada, probabilmente al lavoro, eccetera, ma molti di loro vengono proprio per poter migliorare il loro apprendimento, il loro modo di parlare, anche di scrivere. Molti hanno problemi di scrittura, quindi noi abbiamo 6 classi, siamo divisi in 6 classi, dal livello proprio analfabeta al livello superiore, che si chiama 2, e ovviamente i nostri insegnanti, che sono tutti volontari. Poi tieni presente che nessuno è laureato all'Accademia della Crusca, quindi siamo volontari che insegnano l'italiano. Sì, però leggevo una cosa interessante. Voi siete in circa una 70ina di soci. Sì.
di cui più di 50 comunque Sì, sono una cinquantina. insegnanti o ex insegnante. Sì, no, insegnanti, attenzione, insegnanti non è che insegnavano prima Ah, nelle scuole, ok. cioè insegnanti nel senso che Insegnano insegnano da interpreti, noi, insomma, ma quindi operativi, la diciamo proprio. maggioranza dei nostri insegnanti non era insegnante prima, Ok. ma in questo senso facciamo anche dei seminari, come dire, di educazione Ah. all'insegnamento. Beh, è ovvio, non è che prendiamo, Formazione. sì, di formazione, i volontari che arrivano vengono messi subito in classe, però con insegnanti già formati, e quindi a poco poi facciamo ovviamente sui webinari di didattica. E chi sono i vostri soci? Chi Ma sono i vostri guarda, insegnanti? Chi viene a fare volontario da voi? andiamo da ventenni fino a una signora di 81 anni, quindi di tutto, c'è di tutto, molti giovani devo dire, ovviamente c'è una quota anche di pensionati che vogliono fare volontariato, però è molto variegato, quindi Se qualcuno che in ascolto appunto volesse fare volontario presso di molto voi, come volentieri. funziona? Niente, funziona che ci va sul nostro sito internet e ci scrive, viene contattato ovviamente, c'è un incontro, lo faccio io di accoglienza, in cui raccontiamo chi siamo, come facciamo, eccetera, eccetera, si sentono le esigenze e le disponibilità. In generale noi non chiediamo tantissimo, diciamo una disponibilità di un'ora e mezza alla settimana, quindi non è tantissimo, la sera o al mattino per la scuola donne. Ti faccio presente che la scuola donne le insegnanti sono tutte donne, mentre invece no, i corsi serali no, che vanno dalle 7 alle 10 e mezza, no, sono aperti a tutti dai 16 anni in poi, perché questa è una scelta che abbiamo fatto, non prendiamo minorenni sotto i 16 anni perché riteniamo che sia giusto che vadano alla scuola dell'obbligo, anche se Ok. arrivano da altri paesi devono andare alla scuola Diciamo, loro hanno la possibilità comunque, quindi dell'obbligo, giustamente possono certo. andare a scuola. Immagino comunque, magari appunto, a volte vi capita anche di dover dare una specie di consulenza su queste tematiche, magari appunto la famiglia che magari non sa dove mandare il figlio, quindi Come no? aiutarla, no? Immagino. Certo. Sono problemi anche non facili. Abbiamo notato, a volte lo dico con dispiacere, che molte scuole statali si rimpallano questi ragazzini dicendo che non hanno posto nelle classi, che le classi sono ormai strapiene, di provare ad andare a un'altra scuola. Quindi c'è un problema anche di accoglienza verso questi minori che vogliono e devono entrare nella scuola italiana. Appunto, diciamo, questo già fa capire come poi non vi fermate al fare semplici, tra virgolette, lezioni di italiano per stranieri, fate anche tanti altri progetti. Sì, no, scusa, volevo dirti anche una Sì. cosa perché è importante. Noi non ci limitiamo però a fare lezione di grammatica. Come puoi Ok. immaginare, appunto, noi non insegniamo leopardi. Il nostro è un italiano basico, elementare, che serve, Utile. utile, deve servire a integrarsi nella società, a sapersi muovere nella società italiana e milanese. Però diamo anche educazione civica, cioè vogliamo anche formare, come dire, nuovi cittadini, spieghiamo un attimo anche com'è questo stato, la geografia dell'Italia, cioè arricchiamo le nozioni, non solamente quelle della didattica o della glottologia. E dicevo appunto, ma anche altri progetti appunto che vanno poi oltre la stessa scuola, so che siete arrivati anche a dei progetti sportivi in un certo senso, no? Sì, siamo stati contattati da Gianmarco Duina che ha messo in piedi questo campionato di calcio Salutiamo il buon Gianmarco che a questo punto mi dà l'assist, rimanendo in tema sportivo, per ricordare che questa sera alle 19:30 sarà in onda proprio qui su Milano News con la sua trasmissione, lo spot in rete, Ok, allora un appunto. saluto Gianmarco. Ha messo in piedi questo campionato tra scuole popolari, centri di accoglienza, e quindi ci giocano i ragazzi immigrati. E quindi ci ha chiesto: ma perché non provate a vedere anche voi di formare una squadra? Abbiamo chiesto ai nostri studenti e c'è stato subito, come dire, un'ovazione, una partecipazione. E abbiamo da 2 anni questa squadra di calcio che si chiama Unione Alfa, scelta dagli stessi nomi, dagli stessi studenti, con la nostra maglia
rosso-bianca, e devo darti la bella notizia che attualmente al campionato attuale di quest'anno, da domenica scorsa, siamo al primo posto. Quindi l'Unione Alfa è al primo posto del campionato. Sa che sta vicino a San Siro, porta bene, forse sarà l'influenza dello stadio. Può darsi, anche, no? È vero, può darsi. Cresce all'ombra di San Siro. E infatti domenica scorsa, grazie sempre a Gianmarco che ci ha procurato dei biglietti, siamo andati a vedere Inter Lazio. Ho portato la mia classe a vedere Inter Lazio. È stata una grande emozione per loro entrare in un... Prima volta per loro? Beh sì, a San Siro, okay. Sì. E comunque tieni presenti che sono ragazzi egiziani, sudamericani, ed è un mito per loro. In media da quanti San Siro. Anni è che loro sono qua, ad esempio? Ma varia, che diciamo portato. Che dai 2 ai 6-7 anni. Ok. La mia classe. La tua classe, poi... che è già 2-6-7 anni che sono qua, sì. In Italia, quindi comunque già cresciuti col mito di San Siro, da dove venivano, sì, molto probabilmente. Sì, insomma, sì, grazie sì. A Dio. Beh, il loro mito è Salah. Perché ovviamente per gli egiziani il mito sì. Salah, beh certo. Perché giocò a San Siro giusto poi lui. Quindi... Sì, aveva giocato, per cui insomma, però entrare in uno stadio come quello, vedere una partita, mi spiace perché per l'Inter è andata male. Ah sì, li crescete diciamo... anche interisti, no, insegnate anche no, a diventare interisti. No, insomma. Però c'è un covo di interisti ed alfabeti, ma, non ecco solo, perché... ma non solo, non solo. Però insomma, mi immagino comunque anche l'emozione del... Cioè, mi viene in mente del pre-partita, di dover andare finalmente in questa grande cattedrale che è San Siro, e poi chissà, ancora adesso ne staranno parlando. Certo, ringrazio l'Inter, tra l'altro scusa mi sono dimenticato perché ci ha dato i biglietti gratis, quindi grazie. Insomma, queste sono quelle cose che scaldano comunque il cuore, sapere che a Milano ancora c'è e si muove, anche Milan, viste veramente le immagini, soprattutto che arrivavano ad esempio questi giorni da questa famosa Torre Maura, dove insomma gente che si mette a calpestare il pane che deve essere messo a delle povere persone che arrivano, insomma, pensare invece che a Milano esiste chi come voi, ma anche appunto l'Inter, che un gesto semplice ma che comunque ha veramente fatto tantissimo. Io direi che Milano è la capitale del volontariato, è una città infarcita di volontariato in tutti i settori, in tutte le zone, e questo è molto bello. Chi sono i vostri studenti invece? Insomma, mi dicevi che le donne la mattina... Già guarda, non ho qui adesso esattamente, come dire, lo schema. Vengono un po' direi da tutte le parti. Forse la maggioranza è dal mondo arabo, perché San Siro è un quartiere a grande insediamento arabo. Quindi soprattutto Egitto, Tunisia, Marocco. C'è una forte componente di Sud America... soprattutto Perù, quindi anche Centro America. Poi abbiamo non molti studenti dall'Africa nera, più che altro eritrei ed etiopi, e poi Europa dell'Est. Europa dell'Est, Romania, Moldavia, Ucraina, cioè, detto, molti ucraini, perché mi stai facendo fare praticamente il giro del mondo, mi stai facendo fare, no? hanno qualcosa in comune tutti questi tuoi studenti? Hai trovato qualcosa, un filo rouge che li unisce? La volontà di farcela. A me fa male al cuore quando sento dire delle cose sugli immigrati, quando io li vedo. Non vorrei fare il libro cuore, però li vedo venire a sera a studiare l'italiano e al mattino alzarsi alle 5 per andare in cantiere, o magari andare a assistere una badante una signora in Alzheimer che urla tutto il giorno, e poi la sera alle 7 venire da noi e mettersi a studiare seriamente. Non lo so, è una cosa che vorrei che la gente capisse, che invece la maggior parte di queste persone vengono proprio per trovarsi un futuro e per mandare anche soldi a casa alle famiglie che restano a casa. Giovanni, perché... appunto, questo è un tema molto interessante, nel senso che tu appunto li vedi arrivare a impegnarsi per cercare semplicemente molto. Di integrarsi in un mondo che appunto li ha accolti in una maniera un po' così, anche insomma, non sempre li accogliamo sempre a braccia aperte, quindi è complicato, e con la loro colpa solo di essere di un altro paese, di arrivare da un posto magari un po' più sfortunato del nostro, oppure anche solo di cercare un po' più fortuna rispetto a quella che avevano a casa loro, perché insomma l'abbia fatto chiunque, non capisco perché non possano farlo anche loro. Come si può fare appunto a far passare il messaggio che
dire che va tutto bene, che siano tutti dei stinchi di santo, sarebbe sbagliato come in qualsiasi altra situazione, ma insomma qui parliamo di ragazzi, invece di ragazzi, ragazze, signore e signore, signore, che in realtà si impegnano semplicemente per imparare l'italiano. Quindi certo, come possiamo far passare questo messaggio appunto senza farci dare dei buonisti, di quelli che vedono... Ma non lo so, a me non me ne frega niente se mi danno del buonista, va bene se mi danno del buonista, ritengo che la bontà sia un valore. Quindi che mi interessa se mi danno del buonista? Io vedo, tocco con mano la realtà qual è, lo so, e quindi non so come fare passare. Allora direi venite a scuola, venite a vedere, venite a scuola, noi ospitiamo, facciamo vedere anche le nostre classi, venite a vedere com'è la realtà di gente che vuole, che studia. Molti lavorano, altri cercano lavoro. Ricordiamo bene, Giovanni, dove siete, anche perché siete in una struttura dell'Aler, voi, giusto? Come funziona? Sì, siamo in un edificio dell'Aler, ma lì è la zona intorno tra Piazzale Brescia e Piazzale Selinunte è tutta tutto case Aler, popolari Aler, costruite negli anni 30, era un insediamento operaio milanese, di vecchi milanesi. Man mano, ovviamente, arrivando i nuovi arrivi negli anni 90, eccetera, anche per cambio generazionale, sono entrati appunto questi immigrati da paesi stranieri. La sede è in un caseggiato Aler che dà sulla strada. È un problema un po' spinoso per noi perché la sede è molto piccola, sono 60 metri quadri, paghiamo un canone esagerato a detta di tutti. Adesso però devo dire, Fabio, che con la nuova dirigenza Aler voglio dare un pubblico riconoscimento. Dopo anni che chiedevamo un incontro per vedere di trovare una situazione di miglioramento, finalmente siamo stati ricevuti. Adesso stiamo trattando per sono stati fatti dei bandi dall'Aler in suoi, come dire, appartamenti, insomma, o locazioni, sfitte abbandonate, sicuramente da ammalorate, da ristrutturare. Però insomma c'è un'apertura soprattutto verso il sociale, perché molte associazioni stanno, insomma, il problema è sempre questo: bene il volontariato, ma poi da parte dell'ente pubblico non c'è, voglio dire, reale aiuto. Invece sembrerebbe che insomma questa nuova dirigenziale abbia capito l'importanza del tema. Siamo in trattativa, no? E speriamo bene. Insomma, sappiamo che Aler è sempre piena di problemi, lo sappiamo. Però certo, anche raccontare insomma il lato invece positivo, appunto, questo bando molto interessante fatto su tante strutture in giro per Milano. Complimenti ad Aler, che insomma finalmente sembrerebbe aver capito che anche quello è un tema molto importante, quello appunto poi di una specie di regenerazione, che poi fate un gran lavoro anche di rigenerazione sociale. Ci manteniamo con le nostre quote, tutti gli associati verso non a quota, chiediamo il 5 per 1000 perché siamo una onlus, quindi finché potete fatelo, delle spese ne abbiamo, perché di solito cambierà la legge a breve, cambierà la legge, per cui fate tutto, che insomma anche lì. Vabbè, comunque già quest'anno c'è ancora 5 per 1000, quindi si può, e quindi niente, il problema è appunto quello di riuscire ad avere anche dei costi limitati, non avendo capito finanziamenti, quindi... Ma molto interessante comunque quel lavoro che fate, a prescindere appunto da proprio le lezioni, tutto, ma il lavoro sociale che fate all'interno proprio di una... come un presidio importante all'interno di un quadrilatero come quello di San Siro, sì, no? Certo, certo. Questo ci è stato riconosciuto domenica. È stato riconosciuto anche in passato, diciamo, un paio d'anni fa, anche con Lambrogino d'Oro, tra parentesi. Sì, 2015. No, cioè non è esattamente Lambrogino d'Oro, perché Lambrogino d'Oro viene dato l'attestato Da benemerenza civica. La benemerenza civica data in occasione dell'Ambrogino. Quello che noi chiamiamo Lambrogino d'Oro, sì, va benissimo. Sì, sì, no, c'è stato dato. Mi piace dal comune, che giustamente Giovanni metti punti. Poi siamo stati riconosciuti, il sindaco Pisapia ci ha invitato a Palazzo Marino 2 anni fa, siamo stati ricevuti. Avete vinto anche il panettone d'oro. Il panettone d'oro fantastico, ci è stato dato anche questo come riconoscimento. E voglio anche dire che domenica scorsa c'è stata l'inaugurazione della ristrutturazione della via Abbiati, spinta da noi e da altre associazioni di zona. Sono state messe rastrelliere, è stato dipinto i marciapiedi, è stato creato una zona più pedonale, sono state messe
messe delle panchine con le piante, cassoni, eccetera, e è venuto il sindaco Sala. E quindi in questa occasione abbiamo incontrato anche il sindaco Sala, e devo dire che, perché è venuto proprio a controllare i lavori, a, diciamo, inaugurare la via, e devo dire che c'è stata una disponibilità da parte di Sala, quindi dell'amministrazione comunale, c'erano anche molti assessori, ad aprire un tavolo di confronto sui problemi del quartiere di San Siro, che molti magari, non essendo milanesi, non lo sanno, però è diviso veramente in due parti, perché c'è la parte, diciamo, la parte più centrale verso il centro è quella più popolare, poi c'è la parte da San Siro stadio in là, che è la zona più da Sciuri, quella sì, con le ville, quelle dove stavano i giocatori, ci stanno. Sì, io porto sempre l'esempio anche della via che fa il 16. Sì, esatto, via Albertinelli, via Albertinelli, Albertinelli o via Carlo Dolci, sì. Completamente infatti, divide via Abbiati a metà, si affaccia sulla via Dolci, divide infatti, a metà proprio, dove era il proprio lato, adesso non so se il numero ripari o il numero dispari, dove vai i Sciuri e dall'altra parte con un 16 per i vecchi milanesi in mezzo, è così, sì, che ci passa in mezzo, dall'altra parte invece hai sì, tutta l'edilizia popolare, quindi i problemi, che come sempre però mi sembra interessante questo approccio, nel senso che spesso e volentieri quando si parla di edilizia popolare, di periferie popolari, si parla solo di degrado, si parla solo di problemi, e si parla sempre di solito con gli architetti, punto, sì, si ferma lì. Invece diciamo che aprire un tavolo con le associazioni dei territori, con gli stessi immigrati, con la gente che vive sul territorio, forse è questo l'unico importante, invece vero modo di poter agire poi sul territorio e anche di capire poi chi sta dalla parte del giusto e chi no, quindi insomma si riesce anche subito a capire chi ha voglia di fare, no, quindi certo, insomma realtà come la vostra, tante associazioni comunque che ci sono anche lì in quartiere, molte, con voi insomma stanno davvero rivoluzionando e facendo tanto per un quartiere che ha bisogno, come San Siro, certo, c'è poco da fare. Diamo anche le coordinate internet per trovarvi, in modo che se qualcuno vuole appunto fare il volontario, ti oppure ringrazio, darvi una mano, sì, venire ad aiutarvi, anche semplicemente venire magari a conoscervi. Poi volentieri. Noi abbiamo molti, ad esempio, studenti che vengono dal Politecnico, dal IULM, dalla Bicocca, da altre università che fanno ricerche sul sociale e vengono proprio da noi per vedere come funziona una scuola popolare di italiano basata sul volontariato. Allora, ricordaci appunto le coordinate del vostro sito. Guarda, internet. Ce l'hai tu lì, allora, quindi vediamo, falle, dico io, fallo tu per favore. Allora, poi tanto li trovate anche all'interno di questa diretta, nei commenti trovate tutto. Ecco, qui stiamo vedendo il vostro sito internet che è alfabetionlus.org. C'è la pagina Facebook che è alfabetionlus, c'è ovviamente la mail info@alfabetionlus.org, poi ricordiamo appunto che in via Abbiati vi trovate, una 4, bellissima via Abbiato 4, una bellissima nuova via Abbiati ormai coloratissima, per fortuna adesso per questo migliorata, trend delle linee colorate per terra, sì, che sta riempiendo Milano, mi sembra un'ottima idea, speriamo poi che le ripassi ogni tanto, sennò poi danno a sbiadire, ma sicuramente so che qua in via Abbiati c'è, sì, chi si metterà, poi sono bianche, beh, noi dobbiamo curare insieme, infatti, con i residenti un po' la strada. Mi sembra anche interessante questa cosa, insomma, di investire in più residenti, di una certa responsabilità nel tenere in mezzo alla strada. È stato messo una grande scritta separata in due, abbi da una parte, cura dall'altro, a caratteri cubitali in cemento, credo, proprio fissa, e quindi questo abbi cura è proprio un invito ai residenti e alla popolazione, la strada è anche la tua casa. Beh, direi che insomma questa è un'ottima chiusura, Giovanni, per questa Bene. Nostra puntata di oggi. Siamo appunto arrivati alla fine, io ti ringrazio tantissimo per quello che fate a Alfabetionlus qui in via Abbiati, in zona San Siro, appunto nel quadrilatero, io dico sempre, qua a Milano c'è due quadrilateri, quello della moda e quello di San Siro, insomma, prima o poi ce la faremo a far diventare più famoso quello di San Siro di quello della moda, io ci tengo molto, sa, perché poi essendo anche della zona, quindi ci tengo, complimenti davvero, porta grazie, i saluti anche a tutti i vari soci, a tutti i tanti soci appunto che grazie avete, ma come dire, posso dire, non bastano mai i soci, più ce ne sono meglio è, sicuramente, quindi se qualcuno che ci segue ha voglia di darvi una mano, di venire ad aiutarvi, insomma, so che ve la non chiediamo molte ore, noi rispettiamo la disponibilità di chiunque, basta anche un'ora o due alla settimana per poterci dare una mano, grazie davvero, grazie mille a Giovanni Pianetta, vicepresidente di Alfabetionlus, grazie mille, buona giornata, prego, anche a grazie te, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, potete riseguire e rivedere questa puntata da subito, finita la diretta la ritrovate sulla nostra pagina Facebook e poi nei prossimi ore anche sul nostro sito internet con l'articolo redatto da Camille Esposito, nostra producer di Good Morning Milano, che ringrazio come sempre, ringrazio anche la regia Jason per oggi, per questa settimana.
settimana abbiamo finito. Noi ci rivediamo con Good Morning Milano lunedì alle 12.30, ma non abbandonateci, perché oggi pomeriggio alle 18.30 telegiornale, come sempre, 19 Good Night Milano, questa sera si parla di municipi, speciale municipi con il presidente del municipio 5, poi 19.30 lo sport in rete e domani alle ore 14.30 invece la pallanuoto in diretta dalla piscina Cozzi. Tutto questo gratuitamente, come dicono molti qui, su Milano News. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci, buongiorno.